Fra, io sono sempre stato abituato a usare l'antiaderente, ma come faccio a passare agli altri materiali? Bella domanda. Bella domanda. Beh, intanto non tutto d'un botto. Cominciamo col fare una scelta. Allora, noi abbiamo il rame per le cose delicate, i soffritti, le creme, le salse, eccetera. Abbiamo il ferro per le carni, le frittate, per le tostature, eccetera, le rosolature. Poi abbiamo il multistrato per gli usi un po' più generici, per le scaloppine, dove non possiamo usare il rame perché ci costa troppo, o dove non vogliamo usare il ferro perché siamo contrari al ferro, e così via. Quindi tu comincia a scegliere un segmento. E comincia a comprare la casseruola o la padella di quel certo materiale. Per esempio, io ho sempre soffritto nell'antiaderente e adesso ho deciso che voglio provare il ferro. Compro la mia padella di ferro, mi guardo i video su come fare il trattamento e poi comincio ad usarlo. Dici, come? Prima cosa fondamentale, abbassiamo le temperature. Perché? Perché anche sull'antiaderente le temperature dovrebbero essere basse. Ma dato che non succede niente di particolare a vista, perché poi in realtà sotto sotto succede molto, è molto negativo quando le temperature sono troppo alte, ma è che non ce ne accorgiamo. Quindi io cosa faccio? Quando passo ad un altro materiale, devo cominciare ad abbassare le temperature. E molti mi dicono, ma negli altri materiali la roba si attacca. Sì, certo, appunto, perché tu spari a manetta, perché c'hai fretta, perché vuoi fare velocemente e quindi tiri su la temperatura. Quindi cominciamo ad abbassarle. Cominciando ad abbassarle succederà una cosa, e cioè le cose non funzioneranno. Cioè i cibi avranno un aspetto, tenderanno a sembrare più lessi, bolliti, che cotti, arrostiti, soffritti, eccetera. Quindi devo cominciare ad alzare un pochino la temperatura. Quindi tu che fai? Mettiti lì un'oretta, mezza giornata, prendi la tua padella di ferro, ti tagli un bel po' di soffritto e cominci a farlo a temperatura bassa. Non ti piace? Fanne ancora un po' a temperatura un pochino più alta. Non ti piace? Fanne ancora un po' a temperatura un pochino più alta. E adesso c'hai finalmente il tuo soffritto. Cioè, è ovvio che passare da un antiaderente, se avete sempre usato l'antiaderente, agli altri materiali, implica che voi dobbiate fare qualche prova. Cioè, normalmente proprio la cosa che mi sento dire è questa, ma io sai, sono abituato così, quando sono passato si bruciava tutto, non mi veniva come... Ho capito, ma lì il problema non è che è il materiale che è sbagliato, è che tu me lo usi come se fosse antiaderente. E invece non lo è. Quindi ovviamente qualche prova devi fare. Naturalmente nella tua testa deve esserci il concetto che ogni materiale ha le sue caratteristiche. Ecco perché ti dico, non è che adesso tu mi vai a comprare in un colpo solo ferro, multistrato, rame, butti via l'antiaderente e passi. E così fai un disastro. Invece fallo per segmenti. Comincia ad abituarti ad usare il ferro e sostituisci l'antiaderente col ferro per tutte quelle cose dove ci vuole il ferro. Poi prendi il rame e passi dall'antiaderente al rame per tutte quelle cose in cui ci vuole il rame. Poi prendi il multistrato e passi dall'antiaderente al multistrato per tutte quelle cose in cui ci vuole il multistrato. Quando hai fatto questi passaggi, finalmente hai preso confidenza. Ti senti a posto e così via, prendi le tue antiaderenti e te le metti via, non le butti, le metti via, perché buttare non si butta via mai niente. E ci sono alcune cose su cui un antiaderente può ancora essere utile, per esempio se fai una cialda, e se fai una cialda di formaggio, farla col ferro come si potrebbe fare, però è uno stress. E io stesso un antiaderente per fare le cialde le uso. Se vuoi fare le crepe vengono molto meglio col ferro. Però sono leggermente più impegnative, ti portano via più tempo. Con l'antiaderente tu la prendi, la metti su, te ne vai, fai qualcos'altro, dopo 2 minuti torni e trovi la crepe fatta. Invece se la fai col ferro devi stare lì, non te ne puoi andare. Quindi sarà anche più buona, per carità, però
Infatti uso la crepiera di ferro, però sto lì e qualcuno deve pagare sto tempo. Ok? Va bene. Detto questo, non ci sono grandi cose da tenere presente, cioè il trucco sta nella gradualità e nell'abbassamento delle temperature per rialzare piano piano sino a trovare la temperatura giusta, cioè vi dovete abituare alle temperature, con una precisazione per il ferro, soprattutto se lo fate andare sull'induzione, anzi se lo fate andare sull'induzione, l'induzione al ferro dà sempre una prima botta che poi si abbassa, quindi normalmente bisogna abituarsi a sta salita brusca e discesa poi e stabilizzazione, ok? Se cucinate nei primi 2 minuti in cui il ferro è stato messo sull'induzione, rischiate di bruciare tutto perché la temperatura apparentemente bassa in realtà subisce un picco verso l'alto che poi dopo qualche minuto si abbassa. Detto ciò, buon divertimento. Ciao.